Bella gente, il Doc è qua presente. Ma innanzitutto, buongiorno, buongiornone, sto cazzo e sto cazzone col caffettino. Clamorosa voce che arriva dall'Arabia, dopo il summit che si è tenuto tra la dirigenza della Juve e la Pimenta per il contratto di Pogba, per il rinnovo, Pogba potrebbe già salutare. Allora, io adesso sono voci che arrivano dall'Arabia, da tutti i cazzo di giornalisti dell'Arabia, però i bookmaker, attenzione, hanno abbassato di molto la quota di un trasferimento di Pogba. Io mi chiedo, ma siamo diventati una barzelletta? Cioè, se, attenzione, se noi abbiamo preso Pogba, gli abbiamo dato 8 milioni, però non ha mai giocato per un cazzo. Quest'anno ha fatto sì e no 40 minuti. Va benissimo rivenderlo, per l'amor del cielo, però ci devo dare i money. Ah, se mi danno i money, mi dispiace, però non è più un giocatore di calcio. Cioè, raga, parliamoci chiaro, non è più un giocatore di calcio. Sento tanti dire, ah, gioca con mezza gamba, ma manco con quella gioca. A meno che non si tiene con la minchia per terra, non gioca, perché le gambe io hanno più. Però io mi chiedo, la Juve come ne esce da tutto questo? Cioè, a sto punto lo vendevi subito. Ok, lo vendevi e andavi a prendere un altro centrocampista. Perché se dai via Pogba, lo vai a prendere a gennaio. Ma come ci arrivi a gennaio? Cioè, attenzione, attenzione. Cioè, Pogba, cioè, se tu davvero vuoi andare a sto punto, non riesco neanche a darti dell'infame, perché delle due forse è meglio che te ne vai e che ci levi dal cazzo l'ingaggio e ci prendiamo anche dei soldini, che così semmai possiamo reinvestire su un giovane. Però la mia domanda è, perché non sei andato su Gravenberg? Perché lo abbiamo lasciato andare al Liverpool? Perché tu non vai subito su Gravenberg del Bayern Monaco, che è un gran giocatore, e poi vendi Pogba? La cosa è semplice, raga. Ma di che cazzo stiamo parlando? Io davvero, io non. La perplessità su Giuntoli e compagnia inizia a salire troppo, eh? Cioè, inizia a salire troppo. Ho paura anche a toccarmi troppi capelli, che semmai Allegri vede il video, mi chiama e solo perché sono un tifoso della Juve mi manda a tagliare i capelli. Speriamo di no. Però, regà, porca puttana, cioè, Pogba, 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 Bonsu, giù destra, Pogba sto cazzo, mi viene da dire. Non so, regà, io sono perplesso. Sono da una parte felice se va, da una parte mi girano i coglioni. Ditemi la vostra nei commenti, cosa ne pensate? Cosa fareste voi? Lo diamo, pigliamo dei soldini e poi a gennaio li investiamo? Lo teniamo perché se si riprende è il centrocampista più forte in Italia, senza ombra di dubbio? Forse anche il giocatore più forte che c'è in Italia? Non lo so, regà, scrivetemelo nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Dobbiamo crescere, regà. Più noi cresciamo, più vedrete delle cose clamorose, scontri epici. E ricorda il mio bel Simone Avzi, quando cresce la mia community, crescerà, perché crescerà, arriverà lo scontro. Non è che ci picchiamo, però arriverà lo scontro e vedremo. E vedremo quanto sei Juventino contro il Doc. Vedremo. Un bacione dal Doc, iscrivetevi.